Ciao Topini, allora, siamo alla stesura, che vi parlavo di questa stesura un po' diversa. Vi faccio vedere due modi, ok? Uno è questo, panetto, lievitato, rovescio. Aspettiamo che scenda. Con calma. Sicuramente è un panetto maschio perché con calma sono molto più tranquilli gli uomini di noi donne. Ecco, perfetto. Eccoci qua. Non faccio quello che faccio di solito, cioè sigillare i bordi. Metto un po' di farina sopra, ok? Aspetta che si vede, mi sposto io, ok? Prendo teglia, già in punta, con molta delicatezza, mani asciutte senza niente, c'è solamente il coso. O faccio così un attimo, ma leggeri, vedete che non sto praticamente schiacciando? Poi, solita cosa, dovrei togliermi tutto, ma insomma, a casa mia me la mangio io, quindi rovescio subito e metto subito in teglia. Praticamente l'ho solamente messa in teglia. Ora, non la tiriamo, andiamo sotto con la mano e andiamo a tirarla, ok? Sotto con la mano e la tiriamo. Senza tirarla dai bordi, ok? Si vede o non si vede un pippero? Ok. Andiamo sotto e l'allarghiamo da sotto. Stop. Allora, qui è un po' più alta, quindi se qui è un po' più alta basta fare così. Si va sotto con la mano, ok? Si ritira verso il centro e poi con il dorso della mano, senza schiacciarlo, oppure potete farlo anche con i polpastrelli, l'importante è che non dovete schiacciarla, se la schiacciate così, dove schiacciate vi fregate un alveolo. Stavo dicendo fottete, scusate. Ok, andiamo sotto, ok, l'allarghiamo un po', sotto e l'allarghiamo un po', sotto e l'allarghiamo. Ora, facendo così è ovvio che non sarà mai tutta pari, quindi troverete con dei punti un po' più alti, un po' più bassi, perché non siete riusciti proprio voi a darvi l'omogeneità. Ma con l'andare del tempo, pian pianino, vedrete che qui è un po' più alta, quindi se è alta, senza tanti problemi, la tirate verso il centro e poi la tirate, ma la tirate senza schiacciarla, ok? Cosa fai, amore? Vieni dentro. Papo? Ciompino? Ok, non dovete schiacciare, non dovete fare, ora ve lo faccio vedere io, cioè non dovete fare questo lavoro per tirarla, no, perché qua è già schiacciata, non va bene. La dovete solamente accompagnare e il meglio di tutti per accompagnarla è così, sotto con la mano e si tira. Quindi per quello che dico che in questa fase servirebbe, cioè non ci vorrebbe proprio neanche gli anelli. Ok? Ecco, e questo è un modo per stenderla come piace a me. Ah, dopo vi spiego, non ho finito, né? E questo è uno. Altro giro, nuova corsa. Questo vi sembra il più facile, ma in realtà è quello un po' più difficile, perché la dovete praticamente tirare tutta, cioè direttamente in teglia. So che i teglisti in questo momento mi stanno guardando malissimo, anzi, stanno odiando perché secoli di storie che spiegano di stendere su semola e poi trascinare e io vado a fare l'esatto contrario. Ma come ben sapete, loro è gente che ha studiato e sono molto bravi, io no, vado un po' così a sentimento e quindi. Stessa cosa, qua prendo un po' di farina e gliela butto comunque sopra. Ok?
appena, ok? Stop. Allora, spero si veda bene. Qui è tutta da modellare, quindi è un po' più difficilotta, secondo me. Ok? Tiriamo. Con calma. Tiriamo. Vi accorgerete che sui bordi resterà sempre un po' più schiacciata. Ok? Perché comunque dove andate a prenderla. Vedete come la sto tirando? Ok? Ecco. Non schiacciate, ok? So che la tentazione è tanta, non lo fate. Morsicatevi. Quando vi viene voglia, vada. Tirate. Oh, vi lamentate sempre che fate fatica a stendere. Una volta che vi faccio stendere direttamente in teglia, ok? Dopo, con l'andare del tempo, pian pianotto, si imparerà anche a non avere il bordo alto e il centro più sottile. E quella è una cosa che si impara col tempo, cioè non è che dobbiamo diventare tutti maestri in 30 secondi, anche perché se dovete diventare maestri con i miei insegnamenti, ciao! Però, insomma, ok, adesso vedo che qua è un po' più altino rispetto al centro, allora tiro un po', faccio la manina ad uncino, sono, non sono il capitano uncino, vedete, senza mai schiacciare, tiro solo. Però poi ricordatevi che sul bordo è più facile che sia un po' più schiacciatina. Ok, adesso qua ti verrebbe la tentazione di tirare e mettere lì. No, che te frega. Cioè, allora, voglio dire. Ma se non è bella a punta e è un po' stondato, ma dov'è il problema? Cioè, allora, se dovete stendere la teglia, la dovete mettere tutta stesa normalmente, boh. Ma così, se vi resta un po' più ovale invece che rettangolare, cosa c'è? Siete diventati razzisti sulle forme? Cioè, voglio dire, allora, ok, uno, due, adesso facciamo una cosa di questo genere. Prendiamo l'olio. E mettiamo l'olio. E mettiamo l'olio. Dopodiché prendiamo un bello spruzzino, io cambio l'acqua, l'ho usata anche ieri. Allora, questo devo farvi una confessione, non è lo spruzzino mio, quello della teglia, cioè non è che io ho 80 metri quadri di casa, non posso avere lo spruzzino per la teglia, lo spruzzino per stirare. Io ho uno spruzzino e quando stiro lo porto a stirare, e quando invece devo spruzzarlo sulla teglia, lo uso uguale, tanto c'è acqua, non è che ci vadano dentro grandi cose, acqua. Oh. Adesso in cottura? No. Adesso gli facciamo fare mezz'ora di riposo. Ho messo su una pentolina d'acqua. Vedete il fuoco? Questo? Questo è il fuoco. Spengo. Appoggio nel forno di casa. Lascio lì una mezz'oretta. Allora, una la lascio dentro una mezz'oretta, l'altra 20 minuti. Perché? Perché poi devo scalare. Il forno da F1 ne ho uno, ok? E quindi una la toglierò un po' prima, se no va troppo avanti, ok? Perfetto. Allora, metto dentro il pentolino, metto questa a lievitare per 20 minuti, poi andiamo in cottura. Ci vediamo dopo.